Alcuni sono ancora qui. Potrei anche scrivere alcuni di noi esseri umani. Sono ancora qui sulla Terra. Ma forse renderei le cose troppo chiare. Quindi è sufficiente scrivere. Alcuni sono ancora qui. Fra questi, alcuni si considerano dei sopravvissuti. Alcuni altri si ingegnano. Altri ancora costruiscono. Mentre io cammino. Quello che avete appena visto è un frammento di Il Cartografo, la serie animata che abbiamo ideato io e Rico e che verrà realizzata in collaborazione con Giovanni Succi e Megabyte. Si tratta di un'animazione 3D a puntate, ambientata su un pianeta Terra desertificato, in cui la popolazione umana è stata ridotta drasticamente di numero. La storia narra le vicende di un uomo che viaggia a piedi per disegnare le mappe di questo mondo trasformato. Il filmato che state guardando, e da cui vi sto parlando, dà inizio alla finestra di tempo utile per il pre-order del DVD di questa serie. Il pre-order garantisce a voi la possibilità di vedere la serie e a noi la possibilità di svilupparla dedicandone il tempo che un'opera così impegnativa richiede per un team di sviluppo di sole 5 persone. Se le tartarughe ninja ce ne è segnato qualcosa, e potete scommetterci che lo hanno fatto, è che non si fa niente da soli e che un manipolo di 5 persone può conquistare il tecnodromo. Per questo ci siamo riuniti e abbiamo suddiviso i nostri compiti in base alle nostre attitudini e passioni. Io, Napo, mi occuperò della scrittura delle puntate, degli storyboard e della creazione degli schizzi per la realizzazione dei modelli 3D. Marcos di Megabyte si occuperà della modellazione e animazione di oggetti, ambienti e personaggi in tre dimensioni. Jack di Megabyte si occuperà di montaggio, movimenti di camera virtuali, coordinamento, ottimizzazione, integrazione, risorse e tutte quelle cose che non si vedono guardando la serie ma sono necessarie perché la serie avvenga. Rico, mio compare nell'avventura Walkie Talkie, collaborerà alla scrittura e soprattutto si occuperà di tutto ciò che riguarda l'audio, suoni d'ambiente, voci e composizione della colonna sonora elettronica. Giovanni Succi, voce dei Bacchi da Pietra e de La Morte, sarà l'interprete vocale del personaggio principale, ovvero il cartografo. Se siete curiosi di vedere i restanti 6600 secondi di animazione, siete invitati a preordinare la vostra copia di DVD contenente la serie di animazione integrale. Vi ricordiamo che questo è sia l'unico modo per poterla vedere, sia l'unico modo per far sì che questa serie venga sviluppata. Entra a far parte della storia dei cartoni animati. Se non per te, fallo per i tuoi nipoti. Ti piace quello che scrivo, ma odi la mia voce? Trasforma la tua vita in qualcosa di utile e dacci i tuoi soldi.